quindi nella lettura c'è un handicap, però poi con il braille, con la barra braille, con le nuove tecnologie, l'handicap ecco si è superato. Invece noi, invece di vedere questa cosa che porta al superamento di un handicap, di una difficoltà, tendiamo a vedere solo la difficoltà. Poverino, ma cosa va a fare al cinema che non ci vede? Cosa va a vedere una mostra intanto se è cieco? Ma perché? Essere riconoscente. Lui mise il suo genio al servizio degli altri, riuscendo a inventare un sistema di scrittura e di lettura tattile che in quanto tale si addice ai ciechi. Magiche e magico è il mondo che nasce dal temporale. Penso a quando ho iniziato a scrivere. Una meravigliosa giornata d'estate piena di sole e di calore. E ora chiuderò in un'atmosfera completamente diversa, con un cielo colmo di nuvole gonfie di pioggia. E via. Però avevo proprio aspettative comunque bassissime, ho detto lo faccio tanto per fare, perché E tu dove abiti, Rovina? Io sono di Alessandria. Incomoda. Esattamente, anche per quel fattore lì ho detto è qua, facciamolo, va bene così. E questo corso però alla fine mi sono un po' ricreduta, ho con fatica dato ragione a tutti quelli che mi hanno sempre detto fai il corso da centralinista, quando poi hai finito la scuola fai il corso da centralinista, la centralinista è un bel lavoro e la centralinista come l'autonomia. Studiando gli strumenti e le tecniche per poter usare il computer, lo smartphone e tutti quegli ausili che le nuove tecnologie mettono a disposizione dei disabili visivi. Per farmi capire meglio, racconterò l'autonomia in tutte le sue sfaccettature, da quella personale a quella domestica, di come si impara ad orientarsi, a muoversi, ma anche dell'autonomia di scelta, di pensiero, che si acquisisce grazie alla cultura preclusa per molti anni ai non vedenti è diventata accessibile grazie ad un uomo cieco determinato a superare qualunque ostacolo pur di studiare